Delle radici del bordo d'attacco sono datate. A metà mese per l'occasione di volare con questo aeroplano ad altissime prestazioni. Voi adesso siete stati lanciati verso l'alto, spinti da una forza dei motori che pensate spingono in maniera incredibile, sono 10.000 kg di spinta e ne ha ben due. Il primo volo è stato nel 1977, raggiunge una velocità massima di circa 2480 km/h, circa Mach 2.3, e una velocità massima a livello del mare di 1297. Questa è una virata ad alte prestazioni. Non può fare rifornimento in volo, ha un peso massimo di 18.000 kg, 18 tonnellate. Anche le dimensioni non sono così grandi, sono 17 metri di lunghezza, un'apertura all'aria di 11 metri e qualche centimetro, un'altezza di 4,76 m. Questo permette all'aeroplano di spingersi alle massime prestazioni. Pensate che l'aeroplano presenta pochi vantaggi rispetto all'elettronica. Sui 10 km è sicuramente superiore. Questo aeroplano, per via del suo sistema, come sai, Anna, abbiamo già commentato il motore, sì, quello che noi definiamo è il jet noise, the sound, credo, e è quello che dà la possibilità di sentirne tutta la spinta. Sorprenderci portando, è stato sufficiente per il pilota portare leggermente in avanti la manetta del... Sono
perfettamente integrate nella linea. Alle dal bordo d'attacco nettamente affilato, sembra un coltello, sono inclinate verso l'esterno con delle punte tagliate. Piani di coda sono mobili e questo consente al velivolo di acquisirne completamente il controllo in tutti i piani. E l'abbiamo ben visto da questo punto di vista. Potresti ben dire che insomma che è un aereo maneggevole? Beh, questo ce lo sta dimostrando. Ha la possibilità di volare ad una velocità di questo controllo veramente molto bassa. L'alto arco di attacco vuol dire non solo è in grado semplicemente di essere portato a governare questo mondo. Sicuramente meno della velocità del suono, che se no ce ne saremmo l'avremmo sentito. Ma era veramente molto vicino e considerate, come abbiamo detto, che la velocità livellata al livello del mare, quindi sopra l'aeroporto in questo caso, è di ben di 1300 km/h, mentre la velocità in quota, dove l'aria è più rarefatta, gli consente di spingersi a 2500 km/h. Militare presuppone una elevatissima poi andare e volare nei reparti operativi di qualunque, mi permetto di dire, qualunque aeronautica militare mondiale vuol dire non soltanto esprimere il massimo nella conduzione del velivolo, che ormai vorrei dire è quasi semplice, tra virgolette, con cari telespettatori e cari amici, non voglio dire che sia semplice pilotare, ma la condotta del velivolo diventa sempre più semplice, perché è sempre più complesso è utilizzarlo invece come piattaforma d'arma, come sistema d'arma, dove la conoscenza dei sistemi elettronici con la coda, la stella che è stata davvero